Vediamo se arriva prima qualcuno. Altrimenti partiamo comunque, perché questo è un tutorialino che poi metterò comunque sul tubo. Ciao Slice. Grazie per l'host. Allora, prima di partire faccio posto sul gruppo Facebook, così se qualcuno fosse interessato. Ok, vediamo un po'. Grazie, grazie Slice. Ok, vediamo se arriva qualcun altro, altrimenti tra 5 minuti direi che possiamo partire. Tanto ripeto, questo comunque sarà un tutorial che caricherò su YouTube, così chi è interessato al controller potrà comunque saperne qualcosa dopo. Vede bene l'hitbox nella telecamerina sopra? Ce l'ho attaccata al collo, tipo collana. La webcam, la seconda webcam. Dovrebbe andare. Ecco qua, c'è un po' di gente, c'è un po' di gente. Grazie. Ciao a tutti, benvenuti. Salutate pure in chat, così so chi siete. Ricambio. Tutti pronti a imparare un po'? A imparare cos'è sta roba strana? Ok. Ah sì, dai. Direi che possiamo partire. Allora. Buonasera e benvenuti a tutti. Questo è Acodisin, vi parla da quel di Milano, nella sua stanzina. Un po' acciaccato, ma pronto. E stasera, questo è l'ultimo stream che faccio prima delle ferie, quindi è anche un'occasione per salutarvi tutti. Però ne approfitto per farvi un corsettino accelerato su questo aggeggio qua che vedete in alto. Adesso sì, centrato più o meno. Che è un controller che si chiama Hitbox. Ah, vi spiego un po' da dove viene fuori, perché uso questo controller invece che un joystick o un classico pad. Quali sono i vantaggi? Insomma, un po' di tecniche di base. E anche qualche chicca avanzata, poi dopo divertente. Allora, in sostanza cos'è l'Hitbox? Hitbox è un controller che sostituisce, come potete vedere, la parte sinistra del joystick, quindi la leva, con altri quattro tasti direzionali. Quindi queste qua sono le direzioni. Questi sono i soliti tasti che avete sul joystick, quindi avete i pugni, leggero, medio, pesante, calci, leggero, medio, pesante, e poi i due tasti extra. E
E poi qui abbiamo invece sulla sinistra, sinistra, giù, perfetto per tibaggare, destra, e qui sotto, alto, per saltare. Ora, perché, da dove viene fuori? In sostanza io per un periodo abbastanza lungo della mia vita ho lavorato in trasferte, e ovviamente per ovvi motivi non potevo portarmi dietro un arcade stick tutte le volte. Quindi cosa ho fatto? Ho iniziato a giocare sulla tastiera, però giocando sulla tastiera c'era per il movimento il classico WASD, che sarebbe tipo questo che vedete qua, però con il salto qua. E per qualche motivo anatomico-meccanico non mi ci trovavo per niente, cioè lo trovo scomodissimo il fatto di dover usare lo stesso dito per saltare e per abbassarmi. Al che ho trovato un video su YouTube in cui un tizio usava la tastiera mappando il salto sulla barra spaziatrice. E lì mi si è aperto un mondo. Ho scoperto che riuscivo a fare cose che non riuscivo a fare neanche col joypad, con la tastiera del portatile. Per cui poi, un giorno vedendo uno stream di Killer Instinct nello specifico, ho visto un ragazzo, un giocatore pro, sponsorizzato tra l'altro dalla marca Hitbox, che utilizzava questo tipo di controller. E ho notato che praticamente era lo stesso layout che utilizzavo io sulla tastiera. Per cui ho detto, è arrivato il momento di farmene uno. Bene, detto questo, la premessa. Dicevo, come funziona? Direzioni, destra, sinistra, giù, salto. Allora, la maniera corretta di utilizzarlo, cioè quella canonica, è di utilizzarlo saltando con il pollice della mano destra. Alcuni preferiscono usare quello della mano sinistra, insomma, è un po' a gusti, però io consiglio di abituarsi alla maniera canonica. Perché? Perché sembra assurdo, ma avere un dito dell'altra mano sulla direzione, sul salto, per qualche motivo aiuta con la coordinazione. Poi farò vedere alcune tecniche dove nello specifico è molto utile. Altre differenze che ci sono con l'arcade stick tradizionale sono le dimensioni dei tasti, perché l'unico tasto delle dimensioni identiche a quelle che trovate su un arcade stick classico è il salto. Vedete che è più grande? Questo qua è un 30 mm. Gli altri sono tutti da 24 mm. Il che significa che il tutto, guardate le mani, è molto facile da raggiungere senza estendere troppo la mano. Soprattutto è molto facile utilizzare i tasti esterni, no? Il settimo e l'ottavo tasto sono perfettamente raggiungibili col mignolo, senza dover iperestendere la mano o spostare il polso addirittura mentre si gioca. Quindi molto 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 semplice. Per cui consiglio per chi gioca con Hitbox di mappare questi due, perché sono estremamente utili. Io per esempio ho mappato V-Trigger. Il V-verse, scusate, il V-skill e il V-trigger qua. Quindi, bando alle ciance, adesso iniziamo. Allora, come funziona per fare le solite mosse da Street Fighter? No, le motion. Easy, la fireball. La fireball che è quarto di cerchio in avanti e un pugno. Qui il quarto di cerchio in avanti è super immediato. Io devo semplicemente premere giù, avanti e il pugno, no? In rapida successione. Guardate la semplicità e comunque la precisione anche. Il discorso anche di vantaggio dell'hitbox è che è molto difficile sporcare gli input. Molto, perché avendo un dito per direzione è veramente difficile sporcare gli input. Guardate. Altro vantaggio, ovviamente, dash. Molto precise, facili, doppio tap, puoi fare anche il doppio tap alla maniera di Street Fighter 4, double tap, anche se io non sono capace, con due dita, ma io preferisco doppio tap, doppio tap. Ancora, cosa utile? Nei fuzzi, quando faccio avanti e dietro come una scimmia, avendo un dito su ogni tasto direzionale, il cambio di direzione è più veloce perché non ho da spostare una leva da una parte all'altra della gate come si fa con l'arcade stick. Semplicemente io ho immediatamente il dito sulla direzione, quindi anche movimenti molto rapidi sono estremamente comodi con questo tipo di setup. Quindi torniamo all'input, quindi fireball. Tatsu, stessa cosa all'indietro, quindi tata, tata calcio, tata calcio, tata calcio, tata calcio, super facile. Tata. Ora, DP, interessante. Dragon Punch, Shoryuken, come volete chiamarlo.
Shoryuken. Molto facile da fare sia da posizione naturale che andando, ovviamente andando avanti è più facile come lo è anche sullo stick, no? Però da posizione neutrale è avanti, giù, avanti, pugno. Facilissimo. È veramente difficile da ciccare. Questo è nel neutrale, quindi anche magari mentre si stanno facendo i fuzzi un ti salta in testa. Subito, molto molto immediato. Altra cosa che potete fare ovviamente è tenendo un davanti, basta fare un tap su giù e poi il pugno. Tengo avanti, tap su giù e pugno. Ancora più scemo. Ovviamente dall'altro lato è tutto a specchio. Tap su giù, pugno. Tap su giù, pugno. Oppure avanti, giù, avanti, pugno. Avanti, giù, avanti, pugno. No? Easy peasy. Easy peasy. Ovviamente cancellare di conseguenza è estremamente facile, super facile. Altra cosa semplice è confermare le super. Perché devo fare solo questo. Per fare una super devo fare. Così. Ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta. Pugno, aspettate che si ricarica. Ta-ta-ta-ta, pugno. Quindi bufferando da una special è ancora più semplice. Quindi faccio. Anzi, stavolta io ho fatto anche un movimento innecessario perché nel tempo sono riuscito a farlo 3 volte il quarto di cerchio. Ma si può fare. Scusate che. 2 volte. Solo 2 volte. Quindi io faccio giù, cancello il calcio medio basso nella fireball, no? Poi faccio soltanto un'altra fireball. Vabbè, stun ovviamente che non aiuta, però ho reso l'idea. Stessa cosa ovviamente dalla combo completa. Super easy. Ora io mi trovo un pochino peggio da questo lato a fare DP, però, cioè, per l'amor del cielo. Difficilmente sbaglio input anche dall'altro lato. Tac, 2 volte la fireball. Praticamente tengo premuto 2 volte fireball per cancellare lo Shoryuken nella super. Easy, facilissimo. Mezzi cerchi, ho preso Akuma perché anche altri input. Mezzi cerchi, tipo mezzo cerchio in avanti. Quindi semplicemente faccio passa, scorro le dita da una parte all'altra. Quindi ta ta ta, sinistra giù destra, sinistra giù destra, sinistra giù destra. Calcio, sinistra giù destra, calcio. Una cosa che bisogna imparare, cioè quantomeno abituarsi, se siete come me che sull'arcade stick faccio la presa con il pollice e l'indice, qui non conviene perché dovete avere il pollice sempre qua, no? Quindi il consiglio è abituarsi a farlo con indice e medio, la presa. Ci si mette un attimo ad abituarsi, eh. Come potete vedere, io non sono un Akuma player, però l'esecuzione è estremamente facile. E io in Street Fighter 4 con questo tipo di controller riuscivo a fare combo molto complesse abbastanza, in maniera abbastanza, come dire, consistente. Decisamente consistente rispetto a quello che riuscivo a fare con uno stick. Poi esiste un'altra roba interessante per i charge character. Però i personaggi charge allora, dipende tanto dall'elettronica del vostro hitbox. Per esempio, il mio hitbox nello specifico tratta le direzioni cardinali opposte, ovvero direzioni cardinali opposte sta per quando premo contemporaneamente 2 direzioni opposte, quindi avanti e indietro. Diventa neutro. In questo caso, e così come giù e su diventa neutro. In alcuni hitbox, nella maggior parte degli hitbox, a dir la verità, quando faccio giù e su insieme, registra su, vince su. Questo significa che io posso ca caricare un, che ne so, un flash kick con Guile. Fare il flash kick senza lasciare il tasto in basso, quindi faccio soltanto su calcio, così, no? O in questo caso, adesso prendiamo un personaggio charge, così faccio vedere, però. Col mio non funziona perché a me registra neutrale. Però tendenzialmente le PCB di questi controller registrano in alto quando si preme giù e su insieme. Allora, selezioniamo personaggio. Prendo Yurian che ha le charge. Ed è anche un personaggio che so usare. Così almeno non faccio figuracce. Là. Poi è bello perché potete fare caciara tra un match e l'altro. Oh, durante i caricamenti potete fare. Ah,
Oddio, pubblicità. Pubblicità ovunque. Madonna, che tristezza. Sta roba non si può levare, raga. No, è vero. Vabbè, allora. Per i charge. Giù. Soprattutto per... allora, ovviamente per fare tipo il Sonic Boom con Guile tengo premuto dietro, oppure giù dietro e faccio avanti pugno così, no? Per le charge giù su, tengo premuto giù. Nel mio caso devo lasciare il giù perché altrimenti mi registra neutro. Quindi lascio giù. Però è comunque facile posizionare le charge perché... Guardate con che velocità posso ripoggiare il dito sul giù. Infatti, il classico setup di Urien. Con due tocconi così. Hop, hop, hop. Vabbè, adesso ho sbagliato, però. È chiaro, no? Per fare le charge move devo lasciare uno, premere l'altro. E qua è che viene comodo utilizzare il pollice di questa mano. Perché fare questo movimento di coordinazione, tipo... lasciare una cosa con la sinistra e premerla con la destra, vi assicuro che viene molto più facile che fare così. Cioè, si può fare, per l'amore del cielo, però lo trovo molto più difficile poi in termini di coordinazione delle mani. Molto, molto difficile. Quindi, faccio vedere adesso un cancel, un altro cancel interessante, facilissimo, con l'hitbox. Per esempio, la super di Urien dalla spallata, no? Allora, la spallata ovviamente è una charge move, quindi io faccio questo movimento qua. Però io posso bufferare uno dei due mezzi, dei due quarti di cerchio, mentre faccio la spallata. Quindi faccio, in realtà faccio un mezzo cerchio in avanti, invece che solo la charge move. Così, mezzo cerchio in avanti. Ok? Per cui quello che mi resta da fare è fare soltanto un quarto di cerchio e un pugno. Quindi faccio... Scusate. Per sicurezza l'ho fatto 70 volte, però in realtà si può fare tranquillamente una volta sola. Faccio vedere dalla combo completa. Ta-ta-ta. Si sente dal rumore. Ta-ta-ta. Easy, easy peasy. Super facile, anche dall'altro lato. Quindi. Questo è un po'... un po' l'hitbox su Street Fighter nello specifico. Su Street Fighter 4 vi avrei fatto avrei potuto far vedere tecniche più avanzate, cose strane, tipo addirittura il cancel di Akuma dallo Standing Fierce nella Ultra 2, che con il joystick è un delirio. In realtà con l'hitbox è abbastanza facile, tipo bisogna fare 2 DP, però premendo insieme all'avanti anche il su, e quindi facevi tipo ta 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 e poi i tre pugni per la super e veniva la ultra e veniva facile. Ok, quindi questo è Street Fighter. Se avete delle domande in chat specifiche ditemi pure, perché poi passo un attimo a Tekken per farvi vedere un'altra cosa interessante che il hitbox permette di facilitare alcune opzioni di movimento avanzate anche in Tekken. Street Fighter è abbastanza straightforward, no? La cosa. Funziona esattamente come... Cos'è? Ah, beh, sì, immagino. Cioè, c'è gente che col pad fa qualsiasi cosa. Cioè, sia chiaro. Questo controller non è meglio di nient'altro. È sempre molto legato a quello che riuscite a fare voi, come vi trovate. Io lo trovo estremamente semplice da usare, e intuitivo anche. E lo trovo anche, come dire... Trovo di essere io più preciso in generale con gli input, di sbagliare l'input molto più raramente, soprattutto per le diagonali, no? Le diagonali ogni tanto con il joystick magari non la prendo bene la diagonale, quindi registra un giù piuttosto che un avanti. Invece qui è inequivocabile la diagonale, premo due tasti, diagonale, 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 cioè difficilmente sbaglio, no? È veramente difficile. Però ognuno suo, raga. La cosa che mi piace tanto di questo è anche il fatto di avere i tasti più piccoli. Ti permette di usare tutti i tasti e anche di, come dire, di non avere tanti problemi anche articolari alla mano, muscolari. Perché noi che giochiamo tanto questi giochi qua sappiamo che ogni tanto il crampetto alla mano ci sta tutto. Comunque, per farvi vedere come attivo il V-Trigger io con il tastino, e banalmente io faccio così. Ups,
lisciato. Sto cercando di guardare la telecamera dell'hitbox per capire se sto facendo qualche cagata. Comunque, allora, tac. No? Cioè, io, anzi, addirittura col medio lo tocco. Non ho bisogno neanche di scomodare il mignolo, perché è talmente vicino. Cioè, anche guardate pure il mio, come dire, il movimento della mano. Tecnicamente io posso lavorare con le mani sempre molto vicine ai tasti senza far troppo casino. Che è un'altra cosa comoda, è che non fa tanto rumore, quindi quando gioco di notte è un vantaggio, che fa molto meno rumore di uno stick. In realtà io ho anche silenziato leggermente i tasti con un po' di cotone. Però tendenzialmente lo puoi usare anche così, senza pestare. Poi ovviamente pestare è sempre divertente, che sia uno stick, un hitbox o quel che è sempre divertente. Quindi, questo è l'hitbox, ragazzi. Tra l'altro sto per rifarmene uno, per progettare una scocca nuova. E se qualcuno è interessato poi mi potrà contattare sui vari gruppi di WhatsApp. Allora, passiamo a Tekken, così faccio vedere una cosa super carina, super interessante. Tecniche avanzate di movimento con l'hitbox in Tekken. Sapete che il movimento in Tekken è tutta una sua... c'ha tutta una sua filosofia diversa. Allora, apriamo Tekken. Sperando di poter cambiare il gioco. Allora, Tekken. Ok, no, vedo che sembra che si veda bene. Hitbox. Hitboxo. Ok. Allora, datemi un attimo che imposto il gioco. Così poi lo posso catturare. Opzioni, grafiche. Ok. Vediamo se riesco subito a cambiare il gioco. Tekken, Tekken. E voilà, ci siamo. Eccolo qua. Boo, cosa boo? Ok. Interessante roba su Tekken. Sapete che in Tekken si possono cancellare praticamente tutte le opzioni di movimento. Abbassiamo un po' il volume del gioco. Ok. Già che ci sono, facciamo un po' di pubblicità al mio Armor King. Ok. Andiamo in uno stage libero, aperto, senza muri. Allora, esiste una tecnica universale e una invece specifica dei personaggi pseudo Mishima che utilizzano le crouch dash. Allora, la tecnica universale è il cancellare... Allora, aspetta, facciamo fermare Yachi in piedi senza che mi segue. Ok. Uno è cancellare una backdash dentro un'altra backdash, che comunemente è detto Korean backdash, che sarebbe... Allora, Tekken, se faccio una dash dopo l'altra, devo aspettare, no? La fine della recovery. Quindi, perché creare spazi in Tekken è molto importante. Quindi se io continuo a spammare la backdash, è molto lento. Cosa si fa per cancellare una backdash dentro un'altra backdash? Si fa una backdash, si fa un brevissimo sidestep, quindi un giù tendenzialmente, e poi si rifà la backdash, no? Ora vedete che così è un po' complicato, io non riesco benissimo a farlo, e tra l'altro il sidestep si nota un pelino, no? E non sono neanche così veloce. Ora, c'è un trucchetto con l'hitbox che ti permette di farlo in maniera super comoda e molto veloce, sfruttando il discorso dei cardinali opposti. Quindi guardate, io così, premendo sinistra e destra insieme, sono neutrale. Questo significa che quando in negative edge io alzo il dito da destra, in realtà è come se premessi una volta sinistra.
Per cui si può fare una dash tenendo premuto indietro e fare e facendo, scusate. Scusa, e facendo. Non lo posso fare direttamente, ah, così. Cioè, se io faccio, se io premo solo destra, guardate che dash. Perché in realtà ogni volta che io alzo il dito è come se, se preme sinistra. Quindi lui registra due volte sinistra perché io sto premendo a raffica a destra. Ora, se ci metto insieme il giù, tenendo premuto indietro, io posso fare le backdash cancellandole facendo così. Giù, destra, giù, destra, giù, destra. Quindi io, se sono qua, guardate. Korean backdash immediata, senza sbatta. Ora, state notando che sto usando la mano destra per fare sta roba. Perché effettivamente si può fare anche così, ma io non riesco per qualche motivo, perché devi premere la, l'avanti in maniera molto rapida per fare il negative edge perfetto. Quindi io per qualche motivo riesco bene facendolo così. Però guardate quanta distanza prendo immediatamente. Subito. E tra l'altro il sidestep neanche si vede. Vedo soltanto le dash. Che è quello che io che vorrei idealmente per fare la Korean backdash. Ora, dice uno però che cavolo, devo usare la mano destra anche per le direzioni. In realtà, essendo tutto molto piccolo e tutto molto a portata di mano, si fa presto a rimettere il dito sul pugno. Molto presto. E vi assicuro che è totalmente fattibile durante il match. Ora, per chi ha la crouch dash, quindi Mishima e in questo caso Armor King, che è molto importante perché di solito a crouch dash c'è questa cosa che si chiama Wind Godfist, Electric Wing Godfist, che è una mossa ultra, ultra devastante, questo launcher. Allora, per farlo di norma con l'hitbox io faccio avanti, giù, avanti e premo il tasto, no? Più veloce possibile. Però, cosa fa la gente? La gente fa, su Tekken, i giocatori esperti, cancellano una crouch dash, che sarebbe questa, in un'altra crouch dash, però per muoversi molto velocemente anche per fare dei mix-up. Perché io quando faccio la crouch dash non so quale delle mosse esce fuori. Esce fuori questa, che è un launcher alto, esce fuori questo, che è un altro alto, esce fuori questo, che è un mid, esce fuori questo, che è un unblockable, eccetera, eccetera. Insomma, posso fare dei mix-up. Quindi per cancellare io devo fare crouch dash avanti, crouch dash. Quindi sarebbe ta 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 ta. Però facendolo con la stessa mano sono leggermente lento. Sono assolutamente lento. E non sono neanche preciso. Invece se uso l'altro dito io posso fare l'avanti con questo, cioè il colpetto avanti con questo dito, col destro. E poi il quarto di cerchio avanti con l'altra mano. E se lo faccio in maniera ripetuta, guardate là, Mishima crouch dash cancel, cancel, non scappare là, crouch dash cancel, immediato. E quindi da lì posso fare i miei mix up, no? Posso chiudere il gap velocemente e fare i miei mix up, no? Super figo, questa roba qua mi ha salvato la vita. Io prima non usavo alcun personaggio con crouch dash proprio perché non sapevo come fare. E poi ho scoperto questa tecnica, in realtà dai video ufficiali dell'azienda che si chiama proprio Hitbox. E mi ha cambiato la vita, quindi le mie opzioni di movimento adesso sono, diciamo, non dico professionali, ma quasi. Altra cosa, dall'altro lato, Tekken è sempre un po' particolare quando si tratta di esecuzione dal lato opposto, posso sfruttare ancora una volta gli opposti, i cardinali opposti, per fare il crouch dash cancel dall'altro lato. Quindi invece di fare ta-tra-da, perché da questo lato io non posso poggiare il dito destro sul lato sinistro dell'hitbox, però posso utilizzare quella tecnica, quindi io tengo premuto avanti, e guardate che se io premo indietro, così mi fa le dash in avanti, e fare praticamente la stessa cosa che facevo prima, però il quarto di cerchio invece di essere così, giù avanti, è dietro giù.
Quindi un colpo qua e poi dietro giù. Un colpo qua e dietro giù mentre tengo premuto avanti. E mi dà lo stesso effetto che ho dall'altro lato. Un pelo più difficile, però. Cioè, per me quantomeno, perché. Però, sì, come vedete. È del tutto fattibile. Anche per farla, tipo, rapidamente mentre mi sto muovendo, no? Insomma, ho reso l'idea, anche se da questo lato comunque lo trovo più difficile, però rispetto a farlo senza strani shortcut è una gran cosa. Bene, bene, bene. Quindi queste erano le due tecniche che vi volevo mostrare su Tekken. Altri input strani che ci sono in Tekken, che magari non ci sono in Street Fighter. Che anche quelli sono più semplici, diciamo, con l'hitbox sono per esempio il avanti mezzo cerchio, se ce la faccio, ok, ecco, tipo la Giant Swing, avanti mezzo cerchio in avanti e pugno per fare le prese, per esempio. Questo c'è anche in giochi come Guilty Gear, KOF, fattibilissimo. Se ce la faccio. Ecco qua. Tac-tra-da. Altro input strano facile. Poi, stesso discorso vale anche qui su Tekken del fatto di essere preciso sugli input diagonali. Perché alcune mosse, come per esempio la Tombstone, che è diagonale indietro, avanti, presa, cioè è veramente difficile ciccare l'input, perché la probabilità che io non prema la diagonale correttamente è veramente molto bassa. Si tratta di premere due tasti. Guardate, ok. Ogni tanto registra anche una direzione perché magari lascio qualcosa prima o non arrivo in contemporanea esatta. Però per il gioco è sufficiente che ci sia quell'input, che quell'input sia registrato in un momento, in uno dei momenti, insomma. Anche le prese dal crouch. No, cos'è che era? Non mi ricordo più come si fa la presa dal crouch di. No, non mi ricordo più come si fa. Vabbè, comunque. Tutti input strani si possono tranquillamente fare con l'hitbox. E anche abbastanza facilmente. Siamo dall'altro lato. Please, please. Questa mossa, questa combo ce la farò mai. Ecco qua. No, l'ho fatto troppo tardi. Tipo questa che è una combo abbastanza difficile. Devi essere just frame con la seconda mossa. Diciamo che con lo stick non sarei mai, poi mai capace di farla. Già con hitbox mi viene difficile, ma questa è una questione di timing e non di tecnica. Al di là di quello, funziona così. Bene. Ci siamo, ragazzi. È finito. È finito il tutorial. Vi è piaciuto? Siete interessati all'aggeggio? Pensate prima o poi di darci un'occhiata? Nel caso, per ogni cosa, per ogni dubbio, per ogni domanda, scrivetemi.